intesa Fondazione Banca MPS sul risarcimento danni, parla il presidente Rossi. È un buon accordo. Caso Rinaldi, patteggiamento per l'ex comandante e la moglie. 17enne affoga nel fiume Elsa, i cittadini di Monticiano lanciano una raccolta fondi. Per lo sport il calcio ACN Siena, arrivano altri 4 giocatori alla corte di Gilardino. Domenica inizia il ritiro. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e ben ritrovati con il telegiornale di Siena TV. Apriamo tornando a parlare dell'intesa tra Fondazione MPS e Banca MPS sul risarcimento dei danni. A commentare ai nostri microfoni l'accordo è stato il presidente di Palazzo Sansedoni, Carlo Rossi. Sentiamolo all'interno del servizio di Simona Sassetti. Siamo contenti, naturalmente. Riteniamo un buon accordo nell'interesse del patrimonio della Fondazione. Con queste parole il presidente della Fondazione MPS Carlo Rossi ha commentato l'accordo preliminare tra Banca MPS e l'ente di Palazzo Sansedoni in merito alla richiesta di risarcimento danni da 3,8 miliardi di euro. La banca, il consiglio di amministrazione della banca, come è stato comunicato, dovrà ancora approvare questo documento e soprattutto poi dovremo sottoscrivere, diciamo, gli atti definitivi che saranno successivamente, insomma. Mi viene da dire che l'apertura della borsa di stamani in questo senso è incoraggiante, ho visto che il titolo guadagna il 6%, quindi auspico che si prospetti un futuro un po' più stabile perlomeno, ecco, diciamo così, per la banca, che mi pare negli ultimi tempi è stata anche molto così tirata da varie parti e non sempre in maniera, in prospettive positive, ecco, diciamo così. L'accordo raggiunto prevede che MPS sottoponga al CDA del 5 agosto sui conti una transazione che definisce in maniera conclusiva il contenzioso a fronte del pagamento di 150 milioni di euro e di impegni sulla valorizzazione del patrimonio artistico della banca. Grazie all'accordo MPS riduce di 3,8 miliardi di euro le richieste risarcitorie che gravano sulla banca. Bicchiere mezzo pieno per il sindaco di Siena Luigi De Mossi in merito all'accordo tra Banca MPS e Fondazione MPS. L'amministrazione ha giocato un ruolo importante, ha affermato il primo cittadino, che non ha escluso la possibilità di nuovi sviluppi sulle questioni inerenti all'istituto di credito. Che niente, per Luigi De Mossi l'accordo risarcitorio tra banca e fondazione suona come una vittoria personale. Dalla lettera di messa in mora diretta a Palazzo Sansedoni fino all'appello a fare causa all'istituto di credito, il sindaco di Siena non ha mai mollato la presa su una questione considerata rilevante anche per il territorio. E poco importa che dai 3,8 miliardi stimati si sia scesi ai 150 milioni messi nero su bianco, soprattutto perché il primo cittadino è convinto che i giochi non siano chiusi. La partita ancora non è chiusa. Sul denaro farò delle riflessioni ben precise, ma il tema è anche tutto quello che succederà per gli uffici della direzione, per il brand, per il marchio Montepaschi, che ha un valore molto importante, per le opere d'arte e soprattutto per l'eventuale vendita, che non deve essere una svendita. Il bicchiere lo possiamo sempre vedere mezzo vuoto o mezzo pieno. Certamente le sollecitazioni che ha fatto l'amministrazione, mi pare un qualche risultato, piccolo o grande che sia, l'hanno prodotto. L'ultima parola spetterà al CDA di MPS, in programma il 5 agosto, ma è improbabile che i termini possano cambiare. Certo, il sindaco ha posto tutta un'altra serie di questioni a garanzia degli interessi cittadini, che niente hanno a che vedere con questa vicenda. Anzi, ora che la parte risarcitoria è sistemata e con un esborso molto più basso di quello preventivato, il piatto si fa più invitante per gli eventuali acquirenti. A De Mossi, quindi, non resta che prepararsi per il secondo round. Restando in tema politica, è in corso a Rignano un incontro fra i vertici regionali di Italia Viva per decidere il posizionamento nelle elezioni suppletive. Il capogruppo Stefano Scaramelli sta portando all'attenzione dei presenti la volontà di non supportare Enrico Letta. Non è detto però che la decisione possa maturare in serata e che alla fine si consumi lo strappo con il PD.
perché nel pomeriggio si è verificato uno scontro in merito allo statuto della regione che potrebbe addirittura mettere a repentaglio la tenuta della maggioranza in Toscana. Cambiando invece argomento, torniamo a parlare della morte del ragazzo di 17 anni nel fiume Elsa, che ha scosso profondamente tutto il territorio senese, in particolare il comune di Monticiano. Ai nostri microfoni ha parlato il vice sindaco reggente proprio del comune di Monticiano, Alessio Serragli. Lo sentiamo all'interno del servizio. Tutta la popolazione è rimasta scossa anche per la vicinanza comunque alla famiglia del ragazzo, che soprattutto nello specifico allo zio, che da tantissimi anni ormai era presente e risiedeva comunque nel nostro territorio. Era arrivato tramite un ricongiungimento familiare a stabilirsi nell'abitazione appunto dello zio da qualche mese e aveva iniziato ad andare in giro con lo stesso per questa attività che loro avevano di venditori ambulanti. E aveva già ottenuto il permesso di soggiorno e a giorni comunque avrebbe iniziato tutte le pratiche per risiedere probabilmente nella nostra cittadina. Una tragedia difficile da accettare che ha scosso Monticiano e tutto il territorio senese. Ha perso la vita a 17 anni il ragazzo di origine marocchina che ieri, poco dopo le 14, è affogato nel fiume Elsa. La dinamica dell'accaduto pare ormai chiara, anche alla luce delle testimonianze dei presenti al momento della tragedia. Il ragazzo si è tuffato da circa 10 metri, probabilmente per rinfrescarsi in una zona del fiume dove l'acqua è molto profonda. Il giovane non sapeva nuotare e dopo essere riemerso per qualche istante è risprofondato. Il corpo, privo di lesioni, è stato rinvenuto dai sommozzatori a 4 metri di profondità. Non verrà svolta l'autopsia e la salma sarà restituita ai familiari. I cittadini di Monticiano si stanno adoperando per istituire una raccolta fondi in modo da ammortizzare le spese del rimpatrio del corpo. È stata istituita proprio dai cittadini stessi una raccolta fondi per cercare comunque di aiutare questa famiglia in questo drammatico evento a superare anche probabilmente dei costi abbastanza notevoli per quello che riguarda appunto il ritorno della salma in patria. L'amministrazione darà pieno appoggio a questa iniziativa della popolazione e per quanto riguarda appunto la richiesta di documenti o l'appoggio per eventuali carte, piena disponibilità da parte di tutti gli uffici. Apriamo la pagina legata alla cronaca giudiziaria e partiamo dal caso Rinaldi, ok dal giudice al patteggiamento per l'ex comandante e la moglie. Altri 3 soggetti vanno a processo. Il servizio. Il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dai legali dell'ex comandante della Polizia Municipale di Siena, Cesare Rinaldi, e della moglie, Cristina Casina, anche lei ex agente dei Vigili Urbani, entrambi coinvolti nel caso di stalking a danni di una dipendente dell'Università di Siena. Il GUP fiorentino ha accordato il patteggiamento a 2 anni e 9 mesi per Rinaldi e a 1 anno e 10 mesi per la coniuge. Il giudice ha altresì accordato la messa alla prova per altri 2 carabinieri coinvolti, con contestuale sospensione del procedimento, mentre andranno a giudizio altri 3 soggetti, tra cui un agente dei servizi segreti. Le accuse erano a vario titolo di stalking in concorso e accesso abusivo al servizio informatico di indagine, in relazione a una serie di atti di stalking commessi ai danni della donna e dei suoi familiari, con l'ausilio di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine, che avrebbero agito dietro richieste dalla parvenza istituzionale. I processi penali sono come coltelli che tagliano la carne viva di tutte le persone che ne sono coinvolte, direttamente ma anche indirettamente, hanno commentato i legali di Rinaldi, gli avvocati Enrico e Lorenzo De Martino. È stato deciso di porre un punto definitivo su questo procedimento e andare avanti con le rispettive vite, anche se molti aspetti avrebbero potuto essere oggetto di approfondimento in dibattimento. Adesso ci auguriamo che possa definitivamente calare il sipario, anche mediatico, su questa vicenda. Crack a Cisiena, a settembre la sentenza. Ha chiesto 5 anni di condanna per l'ex presidente Massimo Mezzaroma per il reato di bancarotta.
Si concluderà a settembre il processo penale sul crack dell'AC Siena, il sodalizio bianconero fallito a seguito della mancata iscrizione al campionato di Serie B 2014-2015, per cui sono a giudizio l'ex presidente bianconero Massimo Mezzaroma, la sorella Valentina, gli ex consulenti ed ex componenti del CDA. Nella giornata di oggi è proseguita la discussione tra le parti, giunta al termine di una lunga e articolata istruttoria dibattimentale che ha sviscerato i principali filoni legati ai capi di imputazione. Dalla non iscrizione alla vendita del marchio fino all'iscrizione a bilancio della cifra paracadute della Lega Calcio. L'aggiornamento è a settembre, quando a discutere sarà la difesa del grande accusato Massimo Mezzaroma, dopodiché il collegio si chiuderà in camera di consiglio per decidere il verdetto. La procura di Siena, che ha discusso per prima mercoledì con la propria requisitoria, ha avanzato le sue richieste: 5 anni di condanna e pene accessorie per Mezzaroma per il reato di bancarotta, 2 anni per gli ex membri del CDA Alberto Parri e Giuseppe Bernardini, richiesta di 2 anni anche per l'avvocato Alessandro Amato e per l'architetto Christian Pallank. A loro viene contestata la bancarotta preferenziale. Per la sorella di Massimo Mezzaroma, Valentina, il commercialista Giampaolo Sgagna e Mario Lattari, i PM Siro De Flamineis e Niccolò Ludovici hanno chiesto invece l'assoluzione. Per quanto riguarda la curatela fallimentare, questa ha chiesto tutti gli imputati, tranne Amato e Pallank, risarcimenti per un totale di 70 milioni di euro. Questa mattina al Tribunale di Siena sono iniziate le perizie sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali sul caso delle presunte torture al carcere di Ranza a San Gimignano. Il tecnico incaricato ha tempo fino al 22 settembre per depositare il materiale. Apertura e primo inizio delle operazioni di perizia per le intercettazioni sia ambientali che telefoniche sul caso delle presunte torture al carcere di Ranza San Gimignano, violenze che si sarebbero verificate ad ottobre 2018, quando un recluso sarebbe stato pestato dagli agenti durante un trasferimento di cella nel reparto di media sicurezza. Questa mattina il perito fonico trascrittore nominato dal Tribunale di Siena ha cominciato le prime operazioni che porteranno alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali su indicazione del pubblico ministero Valentina Magnini. In tutto sono circa 33 le intercettazioni che saranno sottoposte a perizia, con il tecnico incaricato che ha tempo entro il 22 settembre per depositare il materiale trascritto al Tribunale di Siena. Le intercettazioni telefoniche riguardano i 5 agenti rinviati a giudizio dal GUP Malavasi con l'accusa di tortura ed anche altri soggetti collaterali. Il periodo interessato va da dicembre 2018 a marzo-aprile 2019. Per quelle ambientali si fa riferimento a 2 autovetture di 2 agenti e per il periodo considerato si va da novembre a dicembre del 2019. Il materiale, che sarà il risultato della perizia tecnica, verrà poi utilizzato a partire dalla prossima udienza del 28 settembre, quando verranno ascoltati anche i primi 3 testimoni. Come detto, a processo ci sono 5 agenti di polizia penitenziaria sui quali pende l'accusa di lesioni aggravate, minaccia, falso ideologico e tortura. Adesso cambiamo argomento. Ascoltato in commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, Paolo Mondani, il giornalista di Report, ha ripercorso i passaggi del suo lavoro dicendosi convinto che ancora oggi non si tratti di suicidio e che l'organismo presieduto da Zanettin debba sentire le persone rimaste inascoltate. Tanti punti da chiarire e un consiglio: follow the money. Lo slogan coniato da Giovanni Falcone per le indagini sulla mafia, secondo Paolo Mondani, si adatta alla perfezione al caso David Rossi. Il giornalista di Report è stato ascoltato oggi dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul decesso del capo della comunicazione di Banca MPS. Nell'intervento ha ripercorso i passaggi del suo lavoro, dal rapporto tra lo IOR e l'istituto di credito all'acquisizione di Antonveneta, dal ruolo di Rossi a quello dei magistrati. Il consiglio che do sempre a me stesso è quello di un signore che non cito perché è famosissimo ed è purtroppo morto per questo, ed è follow the money, seguire il denaro. Io non mi sono mai piegato all'idea che tutto questo, anche nella vicenda di David Rossi, ma badi, anche se si trattasse di suicidio. E io lo confesso, lo dico ad oggi, ancora non lo credo. Mondani ha rilevato anche una serie di incongruenze nella ricostruzione dei fatti, a partire dalle perizie,
bollando come superficiale il lavoro della Commissione Banche e della magistratura. Io credo che sulla vicenda Anton Veneta né la Commissione Banche, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, né il lavoro della magistratura ha fatto sufficientemente. Mi limito a dire questo, ha potuto fare sufficientemente, non voglio dire che ci siano delle, come dire, però insomma certamente per quello che un giornalista come me ha potuto accertare, approfondire, per quello che alcuni altri giornalisti, insomma, diciamo così, hanno potuto fare, accertare, siamo alla superficie. L'ultima nota è per il movente che ci sarebbe dietro alla morte di Rossi. Secondo il giornalista, le informazioni in suo possesso, in qualità di ombra dell'allora presidente Mussari, sarebbero state sufficienti. Il movente più solido, dal mio modesto punto d'osservazione, in quel momento era la possibilità che David Rossi raccontasse delle cose alla Procura della Repubblica di Siena. Perché David Rossi si era orientato a farlo è evidente dallo scambio di mail con l'amministratore delegato. Che cosa avrebbe potuto raccontare? Sarei orientato a dirle tutto, perché David Rossi accompagnava Giuseppe Mussari ovunque. Sta per concludersi il Consiglio dei Ministri, al termine del quale il Primo Ministro Mario Draghi annuncerà con una conferenza stampa le nuove regole in tema di contenimento della pandemia. Da quanto emerge dalle bozze del nuovo decreto, lo stato di emergenza verrà prorogato fino al 31 dicembre. Per quanto riguarda il Green Pass, la certificazione dovrà essere usata nei bar e ristoranti al chiuso, fatto salvo per le consumazioni al bancone. Nel decreto non sarà presente alcuna restrizione per quanto riguarda i mezzi pubblici nell'obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola. E proprio a tema Green Pass ha parlato anche il sindaco di Chianciano Terme. Sentiamolo. Il sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti, ha parlato del possibile utilizzo del Green Pass per accedere ad alcuni tipi di servizi che potrebbero limitare i flussi turistici, soprattutto tra i giovani. È chiaro che l'introduzione del Green Pass con regole un pochino più stringenti potrebbe creare diversi problemi, anche perché credo che oggi fondamentalmente la fascia che ha più voglia di muoversi, che si può muovere e che magari può usufruire di certi locali, pensa a discoteche, è proprio quella dei giovani, dei trentenni, dei ventenni, e sono quelli che sono meno vaccinati, quelli che hanno meno possibilità di avere il Green Pass in tempi rapidi, ma soprattutto anche categorie che secondo me sono anche un po' più fragili e sinceramente oggi con questa incertezza che c'è sull'efficacia dei vaccini, su a chi fanno male, a non fanno bene sotto una certa età, quindi sono anche quelli che forse si è pensato di preservare per ultimi, no? Si è messo in sicurezza le fasce più deboli, le persone anziane, e questo sembrava fosse sufficiente a garantire comunque una ripresa delle attività. Oggi non sembra più così, quindi dobbiamo un attimino ragionare, però è chiaro che speriamo che questo Green Pass sia, se introdotto con intelligenza, con regole non eccessivamente restrittive, perché altrimenti risalta un'altra stagione turistica. Già le ultime due sono state molto corti, già si viene da anni in cui non è che le stagioni turistiche chiancianesi erano così come una volta, quindi comunque si lavorava per rilanciare la città, e questo non sarebbe una cosa così semplice da affrontare. Emergenza abitativa: verranno costruiti 33 nuovi appartamenti in Viale Bracci da destinarsi all'edilizia popolare, un investimento di oltre 5 milioni di euro presentato stamani dal sindaco e dai vertici di Siena Casa. Per noi c'era Viola Carignani. Un investimento di 5 milioni di euro, quello che riguarda la costruzione di nuovi alloggi di edilizia popolare in Viale Bracci a Siena. Grazie ad un finanziamento della Regione Toscana e 600.000 euro messi da Siena Casa, parte il nuovo cantiere che vedrà la realizzazione di 33 appartamenti di varia metratura, di cui 8 saranno privi di barriere architettoniche, costruiti su misura per i diversamente abili. Il tutto con criteri di risparmio energetico all'avanguardia, su un progetto interamente realizzato dai tecnici interni all'ente Siena Casa. La progettazione è tutta interna di Siena Casa, era un'indicazione che avevo già dato a suo tempo, perché ritenevo che tutte le professionalità che ci fossero necessarie fossero già all'interno della struttura.
il risultato ci ha dato ragione e quindi anche la direzione lavori e quant'altro sarà seguita dallo stesso istituto. Questo perché sono fermamente convinto che la continuazione, la progettazione della direzione dei lavori consente una migliore gestione del cantiere. Un'opera, come dicevo, importante perché nell'ultimo decennio credo sia l'opera più importante messa in piedi da Siena Casa. Cioè non ci sono opere di questa rilevanza anche numerica come numero di appartamenti realizzati da Siena Casa negli ultimi anni, quindi si tratta veramente di un'opera molto molto importante. È un livello che vuole dare anche un significato che le case ERP o popolari come spesso si definiscono devono stare in zone che siano di pregio, e questo è un caso significativo di quello che si intende fare. Dopo mesi di chiusura sono tornate ad aprirsi le porte della Sinagoga di Siena e del Museo Ebraico, che faranno squadra con Opera Laboratori per il nuovo progetto di promozione e valorizzazione. Andrea Radi. Dopo 4 mesi di chiusura tornano ad aprirsi le porte della Sinagoga e del Museo Ebraico di Siena. Ieri sera, in occasione della riapertura, si è tenuta una cerimonia con l'incontro Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ebraico a Siena, una conversazione tra città e comunità. Per noi la presenza di uno spazio di incontro fra comunità e città è una priorità importante. È stato difficile, come per tutti, vivere questi lunghi mesi. Si è aggiunta un'altra difficoltà, che è proprio quella dell'apertura, del contatto fisico, del rapporto con la cittadinanza. Per noi questo è importantissimo e siamo ben felici di riaprire uno spazio di incontro. Interamente nuovo il progetto di promozione e valorizzazione che vede Opera Laboratori, tra le più importanti realtà imprenditoriali nazionali attive nel settore culturale, al fianco della comunità ebraica nella gestione della sinagoga e del museo ebraico. Uno degli elementi che mi fa essere fiducioso è che abbiamo cominciato questo percorso anche con un aiuto in più. Apriamo oggi a Siena, abbiamo aperto qualche settimana fa a Firenze, con il sostegno di Opera Laboratori, che è una struttura leader nell'ambito della ricezione turistica, della promozione della cultura, e quindi con il loro aiuto entusiasta, devo dire, siamo coscienti e fiduciosi che sarà possibile costruire un percorso molto, molto, molto efficace di incontro e di scambio. È stato presentato in comune il progetto turistico La San Gimignano di Dante, un'iniziativa che nei 700 anni dalla scomparsa del sommo poeta ha definito una mappa con un percorso a tappe per visitare luoghi inediti della città. Un percorso a tappe a San Gimignano, con domande e giochi di parole guidate proprio da lui, Dante Alighieri, un cammino che si può raccontare sui social, in cui chi finirà il percorso avrà come premio un prodotto tipico del territorio, dell'artigianato oppure dell'enogastronomia. La San Gimignano di Dante, presentato questa mattina nella sala dedicata al sommo poeta, è un percorso a tappe con rebus e rompicapo realizzato da Confcommercio Federalberghi Siena, Confesercenti Assotel Siena e Associazione Albergatori San Gimignano, con il contributo della Camera di Commercio e del patrocinio del Comune di San Gimignano. Nasce così una mappa che diventa strumento per conoscere la San Gimignano segreta, raccontata in modo del tutto originale e divertente. Il tema è avere un turismo sempre più consapevole delle unicità e delle bellezze che ci sono a San Gimignano e che non sono riproducibili altrove. Dante è come dire, un elemento distintivo e caratterizzante della nostra città insieme a tanti altri. L'iniziativa, nei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, può essere un valido veicolo promozionale. Abbiamo avuto il supporto di tutte le associazioni di categoria presenti in San Gimignano e per poterlo poi divulgare a tutte le strutture stralberghiere, per creare uno strumento per San Gimignano, per comunque riuscire a creare un percorso di conoscenza più approfondito, specialmente in questo periodo che ci vede ancora molto sofferenti, diciamo. Un po' così. La mappa sarà stampata in oltre 5.000 pezzi e sarà possibile trovarla nelle strutture ricettive che aderiscono all'iniziativa alla San Gimignano di Dante. Spazio anche ai social, con il raggiungimento delle tappe che stimola la pubblicazione dei contenuti user generated tramite un hashtag dedicato e la pagina Instagram When in San Gimignano.
Dante accompagnerà i visitatori in questo giro di questa San Gimignano inedita e segreta, facendoli scoprire anche appunto elementi che non si trovano immediatamente su internet quando vai a digitare San Gimignano, ma è appunto un coinvolgimento che nasce anche da una storia inedita, ma che ha una bella cultura alle spalle. Turismo in lenta ripresa a San Gimignano, dove nelle ultime settimane c'è stato un primo aumento dei visitatori, anche se la speranza di sindaco ed associazioni di categoria è che la stagione possa decollare ad agosto. C'è una timida ripresa, naturalmente confidiamo che luglio possa consolidare questa ripresa, così come ci aspettiamo un agosto importante e anche un settembre dove attendiamo un ritorno massiccio anche del turismo nordamericano. Naturalmente le incertezze le conoscete tutti quanti, noi siamo fiduciosi, stiamo lavorando perché San Gimignano diventi sempre più attrattiva, anche al di là del fatto del mero indicatore grezzo dei parcheggi pieni e parcheggi vuoti. Noi, come dicevo prima, lavoriamo per un turismo consapevole per dare un motivo in più, oltre all'icona del Medioevo nel mondo, che è l'elemento per cui siamo patrimonio dell'umanità, una famiglia, i millennials, target ben specifici, possono rimanere a San Gimignano e goderne delle sue bellezze. Noi abbiamo avuto dei segnali di ripresa, specialmente a partire proprio dalla seconda metà di luglio e anche di agosto. Devo dire che ultimamente, con queste ultime notizie allarmanti di ripartenza dei contagi, chiusura, zone colorate diverse, il Green Pass, stiamo ricevendo di nuovo alcune cancellazioni. Quindi c'è ancora un clima di grande incertezza e paura, diciamo, sia da parte delle persone che si devono muovere perché non hanno capito ancora come muoversi fino in fondo in sicurezza. Quindi ci auguriamo che sia comunque una ripresa un po' come è stata per l'anno scorso, dove agosto ci siamo visti veramente impegnati con tanto turismo. Noi ci auguriamo che il finale di stagione possa un po' colmare, diciamo, le lacune che in questo momento invece si stanno vivendo. Vediamo anche, purtroppo viviamo un po' alla giornata e questo per le aziende non è buono, perché le aziende hanno bisogno ovviamente di fare programmazione per tanti aspetti, per il personale, per gli investimenti, i costi, tutta una serie di cose, però purtroppo in questo momento viviamo molto alla giornata, ecco. Abbiamo un orizzonte piuttosto breve per fare anche considerazioni di quelle che sono arrivi e presenze. Torna la rassegna di arte contemporanea Forme nel Verde a San Quirico d'Orcia, edizione speciale che spegne le sue 50 candeline. Protagonista della mostra è l'artista albanese Elidon Gigia, che presenta le sue opere in acciaio nel Giardino degli Orti Leonini e nei punti strategici della Val d'Orcia. È la più longeva tra le mostre d'arte italiane e quest'anno si celebra la sua 50ª edizione. Si tratta di Forme nel Verde a San Quirico d'Orcia, nata da un'intuizione di Mario Guidotti, scrittore, collezionista, appassionato d'arte e profondo conoscitore dell'arte moderna e contemporanea, nativo proprio della Val d'Orcia, ma cosmopolita e giramondo. Ed è proprio dalle sue esperienze che nasce l'intuizione alla fine degli anni 60 di creare Forme nel Verde, la prima mostra in Italia a proporre le visioni della land art, vale a dire l'integrazione della scultura con il paesaggio, una formula espositiva nata proprio in quegli anni negli Stati Uniti. Forme nel Verde ha ospitato negli anni maestri dell'arte quali Arnaldo Pomodoro, Pietro Cascella, Alessandro Tagliolini, Maurizio Cattelan e molti altri che hanno esposto nello splendido giardino rinascimentale degli Orti Leonini disegnato da Michelangelo. L'inaugurazione per questa speciale edizione sarà domenica 25 luglio, in cui si apriranno le porte degli Orti Leonini che ospiteranno la mostra Reflexes dello scultore albanese Elidon Gigia. Le sue sculture in acciaio si confrontano con la meravigliosa natura del cuore della Val d'Orcia, dove sono state collocate alcune delle sue creazioni proprio in punti strategici della Val d'Orcia, a San Quirico d'Orcia, a Bagno Vignoni, nella campagna patrimonio UNESCO, ma anche in Piazza del Duomo a Siena. Tutte le mostre e le sculture saranno accessibili e installate fino al 2 novembre, pronte ad impressionare tutti i visitatori che amano l'intrecciarsi delle rotondità della Val d'Orcia con la crudezza delle forme moderne e contemporanee. E chiudiamo con il calcio. Il Siena oggi ha annunciato l'arrivo di altri 4 giocatori. La rosa bianconera, come detto da Perinetti, partirà per il ritiro di domenica con un organico quasi al completo. I dettagli nel servizio.
Il mercato della CN Siena è infuocato. Il DS Giorgio Perinetti ha tenuto fede alle sue dichiarazioni e sta allestendo per mister Gilardino una rosa che, al momento dell'inizio del ritiro previsto per il 25 luglio, sarà quasi al completo. Ieri sono stati ufficializzati due nuovi innesti, vale a dire il centrocampista classe 2003 Alessio Amoruso e il 19enne del Venezia Lorenzo Peresin. Oggi invece sono stati ben quattro i calciatori annunciati: l'ex centrocampista del Sansepolcro Alessandro Massai, il giovane difensore centrale Matteo Darini, il portiere classe 2000 Mattia Marocco e il mediano scuola Milan Nicola Torchio. Al momento la rosa del Siena, considerando anche i confermati dalla passata stagione, cioè Guberti, Farkas, Terigi, Bani e Diglio e qualche giovane che farà il ritiro con la prima squadra, conta ben 24 elementi. Domani inizieranno le visite mediche alla performance e dureranno fino a sabato. Domenica la squadra partirà per il ritiro a Montecatini Terme. Sul fronte dei ripescaggi, in attesa del collegio di garanzia del CONI e del Consiglio federale della prossima settimana, l'FC Messina ha comunicato di aver presentato la documentazione per la riammissione. Questo scenario non intacca, almeno sulla carta, le ottime chance che ha il Siena di essere ripescato tra i professionisti. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del telegiornale, adesso subito dopo di noi il meteo, poi alle 21.30 l'ultima puntata della prima stagione dell'Incompiuta, alle 22.35 la replica del TG e alle 23.10 il palio che verrà. Io vi saluto e tutta la redazione di Siena TV vi auguro una buona serata.